Vi avevo detto che sarei ripartito con dei video abbastanza particolari, ma invece no. Ho deciso di iniziare Pokémon Platino, come avevate richiesto, in quanto, considerando, tra virgolette, i miei impegni e quando avrei messo per fare quei video, sarebbero andati troppo in là. Quindi, ho detto, boh, partiamo subito con Platino, mi sento abbastanza gasato. E i video li metterò, diciamo, in mezzo, insomma, cioè farò le cose in contemporanea, perché io sono bravo a fare cose in contemporanea. Ma comunque, ho iniziato subito da qua perché non ho voglia di perdere tempo, sinceramente. Allora, il Pokémon che sceglieremo questa volta, tra Chimchar, Turtwig e... come cazzo si chiama lui? Piplup, ecco. Sarà... ok, ho dovuto un attimo interrompere, comunque. Sarà... Turtwig. Perché? Perché non lo so, o meglio, lo so, nel senso. Quando. Ora vi racconto una bella storiella. Quando ho preso per la prima volta Pokémon Perla, quindi nel 2007, io non avevo ancora un Nintendo DS, e ho dovuto aspettare un attimo per avere quello. E vedi che giocavo a Scrocco da un mio amico. Sì, io che ti voglio battere. Tra l'altro, prima avevo lasciato dentro un attimo la Nuzlocke randomizzata, no? E in pratica, lasciando la Nuzlocke randomizzata, lui come Pokémon iniziale aveva Palkia, perché io pensavo che non fosse quella randomizzata. Vabbè, lasciamo stare questi dettagli al 5, ovviamente. Comunque, dice, quando ho preso il mio Pokémon lì nel 2007, vabbè, in pratica ero sicuro che sia andato a prendere Chimchar per avere Infernape alla fine, no? Che comunque, minchia, è bello Infernape, cioè, vabbè, è una scimmia, però Pokémon di tipo fuoco, figo, quello che volete, eccetera, eccetera, no? Fatto sta che, boh, non so, prima di quando sono tornato a scegliere, ho scelto Turtwig, mi ispira a Torterra, non so perché. E quindi, per rimanere su questo filone, anche per una questione logistica in un certo senso, prendo Torterra, in quanto Torterra dovrebbe essere l'unico tipo, o meglio, lo starter di quarta generazione dovrebbe essere l'unico tipo dei tipi erba che ha una sorta di doppio tipo, quindi erba-terra. Ed è ottimo come doppio tipo, secondo me, in quanto può cioè, è resistente ai tipi di fuoco e può avere mosse molto potenti come appunto terremoto e così via. La squadra invece, la squadra ce l'ho già in mente e tra l'altro dovrò fare una cosa strana in certo senso, che vabbè, poi vi farò vedere comunque. Però mi serve ancora un Pokémon, mi sa. Quindi devo ancora decidere per quell'ultimo Pokémon. Allora, tra l'altro sto anche usando un filtro abbastanza pesante. Cioè, anzi, il Desmume di sé è pesante. In più, con il filtro che ci ho messo, lo rende ancora più pesante con la registrazione. Ancora più pesante. Ergo, cioè, lo skip, per così dire, sarà molto più lento del solito, no? Ora battiamo il Starly. Ok, ero andato a prendere le caramelle rare. Però, un attimo, che devo prendere, riprendere, anzi, dimestichezzo quei tasti perché sono abituato con l'altro emulatore. Ah no, devo usare il trucco, aspettate che lo attivo. Allora, cosa che era? LR su, tipo una roba del genere. Select su, boh, proviamo. Ok, perfetto. Gli strumenti ci sono. Ovviamente, perché in pratica nell'altro gioco riuscivo a avere solo le caramelle rare perché in pratica era una sostituzione di quello che andavo a comprare nel market. Qui invece mi tocca usare questo trucco. Quindi un attimo che expo il Pokémon così possiamo fare prima. Ed eccolo qua il nostro Turtwig a livello 11 che ha imparato assorbimento. Mossa buona, ti può parare il culo. Ma andiamo avanti. Allora tu non eri un allenatore, no? Ok, allora qua siamo a Sabbia Fine, incontreremo Lucinda che ci porterà al laboratorio del professore, qui ci darà dato il nostro Pokédex, credo. E forse lo può anche battere lei, o no? Non mi ricordo. Seriously, I don't remember. Comunque, ah sì, scusami, volevo dire di sì, perché prima ogni tanto mi tocca di premere B, vabbè. Ah no, se volevo dare un nome e soprannome Turtwig. Che culo, l'ho fatto giusto. Buono. Comunque, parlando di cose serie, allora, un attimo che chiudo il browser, va che almeno mi si velocizza. Non che abbia un PC lento, però con questo emulatore è particolarmente pesante. Tra l'altro c'è anche la versione HD di Desmume,
Però ho detto lasciamo perdere, non mi serve tutto questo. Cioè, alla fine io renderizzo in 480x360, dipende. Cioè, io come si dice, il video qua che sto registrando a schermo con Camtasia. Minchia, chi è? Cosa che è? 2027? Cos'è? Ritorno? Vabbè, no, non è ritorno. Comunque dicevo, io registro in 360, però quando vado a renderizzarlo lo renderizzo in teoria in 480, però capendo che in 360 lui lo renderizza in 360, se non sbaglio è così la cosa. Che vabbè, nel senso non è una grande qualità, lo ammetto, per fare video buoni dovrei farlo almeno un 480, almeno. Però ho detto sinceramente, mi peserebbe troppo. Già un video di un quarto d'ora più o meno mi pesa sui dei 70 e 100 mega più o meno. Non ho una fibra e ho un mega in upload, quindi per rupparlo ci vogliono almeno 15-20 minuti se non di più. E poi anche se voglio tenerli sul disco mi peserebbero molto. C'è una guida, quindi se facessi non so 30 parti più o meno come è stato EarthGold, considerando che facevo parti di quasi mezz'ora a volte, sono sui 4-5 giga solo per quelli, che non sono tantissimi, però comunque accumulandoli alla fine diventano davvero tanti. Comunque andiamo a vedere che posso correre, che bello. Allora, compriamo le Pokéball, che ne possiamo prendere anche molte, visto che non ho problemi a livello di altri oggetti, come le pozioni o quel cavolo che possono essere. Ok, qua faccio la fine di EarthGold, che non riesco a correre e intanto fare. Oh, oddio, qua mi spiega come cazzo catturare un Pokémon. No, ti prego, no. Ah, devo andare di mia mamma. No, ok, aspettate un attimo, torno indietro, se no perdiamo tempo. Perfetto. Dopo essere tornati indietro riceveremo un pacco. Abbiamo anche catturato Starly e Bidoff nel frattempo, vabbè. Perché Bidoff, anzi, Bidoff e Bibarel sono proprio i Pokémon schiavi, cioè quei Pokémon che imparano tutte quelle mosse, tra virgolette, possono essere fastidiose, magari che non possono imparare al momento, disimparate, scusate, al momento, e loro le prendono taglio, forza, spaccaroccia, scalaroccia, scacciabruma, no, scacciabruma no, mi sembra. No, non credo. Ma se un Bibarel mi tira una scoreggia oppure usa la coda. Vabbè, quindi vedete che l'ho catturato. L'unico che ho fatto salire è stato Starly, perché appunto Bibarel, cioè nel senso ora come ora non mi serve Bibarel. Però Starly invece lo tengo come Pokémon di riserva, per così dire, no? Che poi faccio la fine di Rosso Fuoco, che avrò un Pidgeot al 60 quasi, che sarà il mio più o meno Pokémon che tengo lì, più o meno. Vabbè. Comunque, Turtwig comunque è un Pokémon che. Allora, per la prima palestra, vabbè, facile, perché è di tipi roccia, mi pare. A parte il Cranidos che è davvero potente, però comunque. Cioè, io almeno so parlare di italiano, perché a volte mi sembra di dire cose cioè, appunto, tipo adesso, ma nel senso, tipo dire ma però hai sbagliato. A volte mi sembra di dire certe cose. Però comunque, boh, vabbè. Nel senso, quando ho detto però comunque, mi sembra di aver sbagliato, però non credo sia sbagliato dire però comunque. Vabbè, comunque. Appunto, Turtwig, la prima è abbastanza utile. La seconda che non mi ricordo. Ah no, aspetta, la seconda che c'è? Non mi ricordo. Quindi, vabbè, lasciamo stare. Alla quarta, che è i tipi acqua, sarà fondamentale. Però mi dà. Cioè, può avere cazzi contro il. All'impianto turbine, poveri cazzi. Contro il Glemiao, mi sembra. O l'evoluzione di quest'ultimo. Non mi ricordo se era la prima o la seconda Glemiao. E tipo il gatto quello ciccione, no? Presente? Ecco. Contro di lui ho avuto cazzi, per esempio, la prima volta. Ok, ora devo andare. Vabbè, scuola allenatori non mi serve. Ciao ciao. Devo dare dei 4 pagli. Dei 4, dei 3 pagliacci. Madonna, sei lento, ragazzi. Cioè, si vede che sto velocizzando, ma rimane comunque lentissimo. Allora, aspetta. Ah, devo andare prima alla scuola allenatori? Mio Dio, che schifezza, tutta sta lentezza. No, dove vado? Dove vado? Dove vado? Vieni qua, di qua, di qua.
Anche se sarebbe. Ah, c'è cosa? Sarebbe interessante fare un esperimento, ma non ne sono sicuro. Vabbè. Ah, ecco il pacco. Perché loro sapevano che io devo consegnare il pacco a lui, no? Ovviamente. Minchia che veggenti. Un tacco X che non ci serve. E forse ne abbiamo anche già in abbondanza. Forse. E ora andiamo a battere contro sto coso. Sì, oggi sto interrompendo più del solito, vabbè. Allora, vuota equazione, sì. No, perché volevo provare una cosa, diciamo. Cioè, però volevo togliere il limite dei frame. Perché così andava sempre fluido in un certo senso. Però, boh, non mi piace. Cioè, durante la notte non ho problemi. Oh, non uccidermi tu, Hartwig, stronzo. Bene, bene. Sì, questi qua sono gli unici due che posso sfidare. Dai, eh. Perché se guardate, tolgo il limite dei frame, succede questo. Via. Perché io vado. Cioè, vedete che è molto più svelto. Però, boh, non mi piace. Cioè, nel senso. Cioè, cammina come un palo nel culo, più o meno. Vabbè, gli mettiamo il limite di frame. Anche se tenerlo così non è male. Però non vorrei che mi si succedano cazzi in un certo senso. Quindi rimettiamo il limite dei frame. Ok, teniamo il coupon 3. Sì, va bene, ciao. Adesso andiamo a prendere l'altro coupon, che è qua. Mamma, sei lento. Provo a abbassare un po' la grafica del filtro. Vediamo un po' se. Sì, abbassando quella mi darà qualcosa. Boh, non mi sembra molto migliorato, ma. E l'ultimo pagliaccio è qua. Sì, è un clown. C'è differenza tra clown e pagliaccio? Credo di no. Mi ha ottenuto il primo coupon. Andiamo da quel tipo lì. E facciamoci dare il coupon numero. E il coupon numero, ciao. Il Pokécron, che non ho mai capito come si chiama. Quello. Vabbè, vediamo un po' che funzione abbiamo. A vedere la mia squadra Pokémon, il contatore, la calcolatrice. Va bene, basta, fine. Quindi, andiamo a farci curare. Poi dove che andiamo? Boh, non mi ricordo dove andare, su o destra. Non mi ricordo adesso. Vabbè. Anzi, rimettiamo il filtro figo, che almeno avete una grafica più figa. Perché alla fine non cambia molto il frame. Però la grafica si fa abbastanza sentire, le smussature. Che grazie a Dio non ho avuto la brillante idea di. Anzi, cosa facciamo? Esplorare la città prima, dai. Esploriamola. Allora, tu che tieni bloccato lì? No. Qua, vabbè, c'è quel coso là per gli scambi tipo internazionali, no? Certo. Commerciare col. Ah no, questo qua è radio. Magari mi danno il software del Pokécron. Sì, si chiama così. Dio, dai. No, allora, ok. Bene, fine. Ok. Magari mi danno dei software nuovi. Figa, che palle. Peggio del centro Pokémon, dai. Buon. Tu vuoi un'intervista? No. Non ti do l'intervista. Te. Sì, mettetevi pure nei miei panni. Bambino di 10 anni che va a catturare il Pokémon. Vabbè, lasciamo stare. Da quanto tempo hai 10 anni? Bella domanda. Sicuramente in quei cestini ci sarà uno strumento, ma non vorrei cercarlo. Bene, qua non ho trovato niente, però mi sa che più avanti ci devo ancora tornare. Vabbè, ci torneremo. Usciamo di qui. Secondo me cioè, la velocità di questo coso è inversamente proporzionale al numero di cose da gestire su schermo. Perché là, non essendoci molte cose da gestire, tutto sommato gira bene. In lotta gira molto bene, ma qua così. E tu? Ah, e questo qua è il global coso. Ok, va bene, va bene, va bene. Lo prenderò come un atto di razzismo, ma fa niente. Voi due siete lì pure lì a cazzeggiare.
E io invece vado di qua. Oh fuck, vero. Quindi battiamo il nostro coglionazzo lì. Ho disattivato le animazioni? Sì, sono disattivate più o meno, vabbè. Chimchar, lasciamo lui. Forse ce l'ha già bracciere Chimchar, forse. Sì, tu fai pure fulmi sguardo, che tanto. Sì, però se mettono un bracciere così, mi ammazza anche, eh. Ci ho limita tutto. Perfetto. Tartwig, foglie lama, buono. Si è perso, coglione. Quindi, io, siccome devo andare un po' avanti, non voglio, cioè ci metterei troppo, insomma. Finisco qui questa parte. La prossima, boh, vedo un attimo che so, sono diversamente, diversamente, abbastanza impegnato. Però dovrei comunque riuscire a registrare ogni 2 giorni, almeno 2 o 3 giorni. E per il 100° video, boh, vedrò, magari non faccio neanche niente, visto che non ho molta creatività. Quindi, voi scrivete, consigliatemi una squadra, anche se vi avevo già chiesto di farlo, ma mi sa che non avete sentito che, poco male, anche perché ce l'ho già in mente. Mi scuso per alcuni stoppate che ho fatto, però vabbè, non volevo che ci fosse, cioè, rumori sottofondo che altro, poi anche perché mi serviva comunque controllare le cose. Ebbene, io vi saluto dopo 16 minuti e mezzo. Ci vediamo alla prossima parte, che non so cosa devo fare perché non me lo ricordo.